Allora, buonasera, questa sera conduco io e diciamo esordisco portando le scuse sia alla relatrice che a voi del rettore Manfredi, che è bloccato a Roma per i 60 anni della firma della Carta d'Europa, e anche del prorettore, che è bloccato per un altro convegno dal quale non ha potuto liberarsi. Ho particolare piacere nel presentare Annalisa, che è orgogliosamente, diciamo, figlia di questa università, si è laureata in chimica da noi, ha fatto anche il dottorato di ricerca e poi, come dire, ha volato per altri lidi per completare, diciamo, sia la preparazione per iniziare i suoi esperimenti e i suoi studi condotti sulla struttura delle proteine, in qualche modo. Poco fa scherzavamo, lei ha un curriculum veramente importante, ha lavorato all'MBL, ha lavorato con premi Nobel, è approdata in Inghilterra in una istituzione di ricerca estremamente importante, al King's College. E scherzavamo poco fa, diciamo, entrando in quella diatriba che ha sempre in qualche modo divisi i genetisti, okay? A cui io appartengo, per fortuna o per torto, e diciamo, i chimici con risvolti biochimici. O DNA è fesso, diciamo, veniva detto dai biochimici, e le proteine erano intelligenti. Questo in qualche modo ha rovinato un po' gli anni 40-50, in cui ci è voluto molto tempo per dimostrare che il DNA era materiale ereditario. Poi abbiamo convenuto entrambi che o DNA è intelligente per quello che deve fare, insomma, si replica bene, riesce a fare delle belle strutture, e anche le proteine sono intelligenti per quello che deve fare. Che cosa ci farà Annalisa? Annalisa ci porterà in questo, in questa relazione tra forma e struttura, okay? In questa intima, facendoci un po' di storia anche, in questa intima connessione, diciamo, che un certo tipo di struttura porta ad una forma, e diciamo questa forma in particolare è in grado di svolgere delle funzioni metaboliche. E quando a volte ci sono degli elementi che disturbano l'assunzione di questa forma, succede che le funzioni metaboliche non possono essere portate avanti. È inutile che vi dica altre notizie, ma diciamo in qualche modo si dicono le notizie bibliometriche. Ha pubblicato un mare di lavori, più di 200, è un personaggio, diciamo, che nell'ottica delle citazioni ha superato i 10.000. Okay? Questo qua significa una buona scienziata, e significa, diciamo, una capacità di lavorare e anche una capacità di attrarre finanziamenti per poter lavorare. Non vi tedio più e passo la parola a Annalisa, ringraziandola ancora una volta per questa sua venuta a Napoli. Buonasera a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare il professor Gaudio per avermi invitato a questa cosa che secondo me è bellissima, ed è vero che in Italia si parla veramente poco di scienza e dovremmo fare tutti uno sforzo per raggiungere tutti, per raggiungere già le nuove generazioni e poi tutti quanti gli altri. Quando ho cercato di pensare a un titolo che potesse essere interessante, che potesse essere interessante anche per il pubblico non direttamente coinvolto nella chimica, nella biologia, ho pensato ad Alzheimer. Perché penso che tutti quanti noi conosciamo questo nome. E la storia che vi voglio fare porta a come linea guida il fatto che spesso noi pensiamo che dobbiamo lavorare solo su cose, cioè magari non pensiamo, ma siamo fortemente guidati a lavorare su cose che sono strettamente applicative, perché diversamente non abbiamo finanziamenti e così via. Però questo è un esempio in cui, partendo da una
una questione puramente clinica, abbiamo poi ritrovato, si è ritrovato alcune considerazioni strutturali, e questo poi invece ha aperto un filone molto importante che futuro da considerare. E per cominciare consideriamo gli anni, l'anno 1906. Anno 1906 è un anno in cui muore Pierre Curie, che è un personaggio estremamente importante e molto vicino al mio cuore. Nasce invece Shostakovich, un meraviglioso musicista russo. Vola il primo aeroplano e Amundsen raggiunge il Polo Sud. E ancora più interessante per noi è il premio Nobel dato a Golgi e Cajal. Golgi e Cajal è un premio Nobel molto interessante, perché Golgi era stato il primo a identificare il modo per colorare i tessuti nervosi e quindi a colorare il neurone, e Cajal è stato il primo a suggerire il concetto di neurone, che ovviamente è un concetto estremamente importante per noi e anche per la storia successiva di cui vi voglio parlare. Negli anni vicini, nel 1907 muore Mendeleev, caro a tutti i chimici ovviamente, nel 5 Einstein pubblica l'effetto fotoelettrico, però nello stesso tempo anche l'arte ha dei momenti estremamente importanti. In questo, in questa situazione, in questo panorama, mentre Freud aveva appena scritto l'interpretazione dei sogni e altri libri molto importanti, però la psichiatria si divideva in due scuole di pensiero. Una scuola di pensiero era quella appunto di Freud, nascente, eccetera, eccetera, e l'altra era invece quella di quelli che pensavano che le malattie fossero metaboliche. E uno dei grossi fautori di questa scuola era Kraepelin, che era un clinico molto importante tedesco. Kraepelin nel 1906 assume come primario Alois Alzheimer, che era un altro clinico tedesco, questo in una clinica molto importante, la prima clinica psichiatrica tedesca a Monaco, e assume Alois Alzheimer, il quale, professore di psicologia, prende sotto il suo la sua guida, il suo studio, un caso estremamente interessante, di cui credo che fosse comunque in contatto, sicuramente era in contatto e probabilmente era anche amico della moglie, del marito di Auguste Deter, che era una donna di 51 anni, quindi anche adesso 51 anni veramente significa essere bambini. All'epoca sicuramente l'età media era molto più corta, ma 51 anni era comunque molto, molto presto, la quale aveva sviluppato una sindrome nella quale aveva comunque dei problemi cognitivi, aveva perso la memoria e aveva dei problemi molto seri, che la portarono molto velocemente, nel giro di un anno, alla morte. Dopo la sua morte, Alzheimer fece una diagnosi post-mortem e rilevò che era una malattia inusuale della corteccia cerebrale. E
descrisse questa malattia in una memoria del 1906. La stessa memoria fu citata alcuni anni dopo da Kraepelin, il quale chiamò questa malattia la malattia di Alzheimer. Come al solito, anche allora, non solo adesso, c'era sempre un italiano da qualche parte, e c'era un italiano che lavorava con Alzheimer anche a Monaco, che era Gaetano Perusini di Udine, il quale ristudiò sotto la guida di Alzheimer, quindi era un collaboratore strettissimo di Alzheimer, ristudiò il caso di Auguste e studiò altri tre casi che descrisse in una memoria molto ben dettagliata, con tante figure e così via. Questa memoria però portò per qualche motivo il nome di Franz Nissl e Alois Alzheimer, e Perusini non venne nemmeno citato. Io penso che, avendo letto un pochino la storia, probabilmente, e questa era la prassi normale dell'epoca, quindi probabilmente non era un modo di soprassedere al lavoro di Perusini. Ciò nonostante, in effetti Alzheimer dimostrò poi una grande stima per Perusini. La cosa interessante è che Perusini ebbe l'intuito di interpretare, di capire delle cose che poi molti anni dopo, ma veramente tanti anni dopo, furono poi interpretati nella maniera che è quella che usiamo oggi, e soprattutto scoprì la presenza di un prodotto metabolico patologico che formava una sorta di cemento dei neuroni. E in effetti la malattia di Alzheimer, per come la conosciamo adesso, è caratterizzata da due cose interessanti che sono nei neuroni o vicino ai neuroni, che in italiano si chiamano placche e grovigli neurofibrillari, in inglese plaques and... La malattia di Alzheimer è stata la prima di una intera famiglia che adesso è conosciuta, in cui la malattia è collegata ad aggregati. E vedete che la maggior parte di queste malattie sono malattie che conosciamo tutti, sono tra l'altro anche malattie estremamente comuni, estremamente diffuse, tipo appunto l'Alzheimer, che ormai è diventata una piaga sociale anche con l'aumento della vita media, che nel 2030 è attesa essere di 88 anni, quindi chiaramente si è elevata estremamente rispetto all'epoca di Alois Alzheimer. E poi altre malattie tipo il Parkinson, l'Huntington è considerato una malattia rara, ma ciononostante è una malattia terribile ed è estremamente conosciuta, e molte altre malattie, tra cui anche quello che noi chiamiamo la mucca, o che abbiamo chiamato la mucca pazza, e altre malattie correlate allo stesso fenomeno. E in queste malattie, che sono fenomenologicamente e clinicamente completamente diverse, non stiamo parlando della stessa malattia, stiamo parlando fenomeni clinici completamente diversi, però l'unica cosa che accomuna queste malattie è la presenza di aggregati. Aggregati che hanno alle volte morfologie abbastanza diverse, ma comunque sempre aggregati. E allora a questo punto noi possiamo chiederci: ma questi aggregati, che cosa c'è in questi aggregati?
E certo, che cosa c'è in questi aggregati? Possono esserci tante cose. E in realtà quello che si è visto è che questi aggregati contengono sempre proteine. Cosa sono le proteine per i non chimici, i non biologi, i non medici? Le proteine ce le abbiamo tutte nel nostro corpo, e il nostro corpo è fatto di tanta acqua, ma anche subito dopo, l'acqua è ovviamente è l'elemento, cioè la molecola sovrana, ma subito dopo le proteine vengono immediatamente dopo. Le proteine sono quello di cui tutti i nostri muscoli sono fatti primariamente, il nostro cuore e molti altri organi. Quindi le proteine sono una parte importantissima del nostro corpo. Allora, a questo punto però ci possiamo chiedere: ma perché le proteine aggregano? Cosa porta le proteine ad aggregare se sono così tanto parte del nostro corpo? E naturalmente, se chiedete a un chimico, il chimico, sapete, noi chimici siamo un po' terribili, per cui subito vi diciamo le proteine aggregano perché se sono troppo concentrate oppure se vengono maltrattate, tutti quanti noi abbiamo visto l'aggregazione, le proteine aggregano, precipitano in soluzione e quindi è per questo che aggregano. E in effetti questo è vero, è verissimo che, e adesso lo sappiamo, che qualsiasi processo che interferisca con la naturale nascita, vita e morte delle proteine, perché le proteine sono un po' come noi, hanno una nascita, una vita e una morte. Qualsiasi cosa che interferisce con questo processo naturale, perché c'è un difetto in quello che permette la nascita delle proteine, cioè ci sono troppe proteine, oppure la morte naturale delle proteine, la distruzione, qualsiasi meccanismo che sia disturbato, può portare a una concentrazione troppo alta di proteine e quindi al fatto che queste proteine aggregano. Ma naturalmente c'è un pochino di più, non è così semplice, perché se no noi chimici saremmo la risposta a tutto. E il fatto è che le proteine non sono oggetti monodimensionali, non sono come, cioè sono come noi, non sono come una stringa di testo, sono degli oggetti tridimensionali. Allora però se io comincio a parlare di struttura delle proteine con un collega strutturista è contento. Però se parlo con la maggior parte della gente mi dice: beh, però la struttura delle proteine non sappiamo di che cosa stai parlando. Però io vi voglio dire, adesso non ci perdiamo, non ci distraiamo dal discorso principale, però due cose su questo argomento ve le devo dire, perché vi voglio mostrare un pochino di strutture di proteine. E allora, se io vi mostro questa struttura di una proteina che è una si chiama calmodulina, ed è una proteina che sta nel nostro corpo, il corpo di tutti, ed è una proteina che trasporta il calcio. Però detto così non vi piace, ma se ve la presento così, questo è Caravaggio, non ci può non piacere. Guardate quanto è bellina la manina e come la struttura della calmodulina rassomiglia esattamente alla manina. Ho mostrato questo ai miei studenti di immunologia. Quando gliel'ho mostrato si sono messi a ridere e hanno pensato che gli raccontassi sciocchezze. Poi ci hanno pensato e mi hanno detto che gli piaceva. Perché forse Caravaggio conosceva le proteine.
Insomma, la struttura delle proteine è praticamente un corso di storia dell'arte, perché la cattedrale di Rodin, guardate un po' quanto è bellina questa struttura in cui ci sono delle parti che si arrotolano, si arravogliano l'una sull'altra. E guardate anche questa, Botticelli, questa è sempre la calmodulina, ma in una struttura diversa, un po' collassata, perché sta riconoscendo il partner. E poi naturalmente ci sono tutte le proteine elicoidali, tutte le eliche, e questa è una cosa meravigliosa, la scala di Borromini a Palazzo Barberini. E poi naturalmente ci sono altre strutture, come questo è una meravigliosa doppia elica, questo va bene anche per i genetisti e per il DNA, e questa è una meravigliosa doppia elica disegnata, il progetto è di Leonardo, che disegnò questa doppia elica meravigliosa, una scala a doppia elica, e la realizzò nel castello di Chambord in Francia. E vedete come praticamente la stessa struttura, anche se ovviamente le proteine sono microscopiche, e invece questi sono oggetti macroscopici, però c'è sempre un meraviglioso parallelismo, dove è chiaro che è, se volete, evoluzione convergente, per caso si è trovato la stessa soluzione strutturale per cose completamente diverse, però ciò nonostante è una cosa meravigliosa. E un virus, la capside, la parte esterna, la struttura esterna del virus può essere assimilata direttamente al Duomo di Montréal, che è una sfera con una struttura in qualche modo molto simile, anche se, e anche con una simmetria molto simile. Credo come ultima cosa, questa struttura che in inglese ha un nome come propulsore a elica, a me fa venire in mente lo scudo di Escher, però naturalmente possiamo pensare a tante altre strutture importanti. Però adesso lasciamo perdere, perché io se vi parlo di struttura delle proteine mi illumino di immenso, perché è la cosa che mi piace di più nella vita, però non ci dobbiamo distrarre, e in realtà quello che stiamo parlando è di, siamo partiti da Alzheimer e dobbiamo attenerci ad Alzheimer. La cosa importante di tutte le strutture che vi ho fatto vedere è che, come ha detto Luciano Gaudio, la struttura significa capire la struttura significa capire la funzione, perché le proteine hanno una certa struttura perché espletano una certa funzione. E quindi è molto importante capire la struttura per capire la funzione. Però, purtroppo, alle volte le proteine perdono la loro struttura, quella bella struttura che vi ho fatto vedere, tutte quelle cose meravigliose, e invece si trasformano in un'altra cosa. Però, a questo punto, si tratta di capire che cosa significa. Significa che stiamo perdendo la struttura nativa, quella tra virgolette giusta, e invece stiamo trovando un'altra, alcune proteine perdono la memoria, come Alzheimer, perdono la memoria della struttura nativa e invece adottano una struttura completamente diversa. Perché succede questo? Questo è ben un problema, ed è un problema su cui stiamo lavorando, su cui stiamo cercando di capire quali sono i fenomeni, e parzialmente le risposte sono che, almeno per l'Alzheimer, ma anche per molte altre malattie, che le proteine perdono la loro memoria quando c'è una mutazione, una differenza nel
nel codice genetico, nella proteina, rispetto a quella normale. Quindi è come dire che una proteina ha una struttura perché è stata codificata da un testo specifico, da un codice specifico, ma se ci sta una qualsiasi variazione spontanea nel codice, allora questa struttura può essere variata. Però poi ci sono anche delle altre ragioni, per esempio si pensa che ci siano delle ragioni ambientali che però non sono ben comprese, e infatti è per questo che io lavoro in un laboratorio che è un laboratorio dedicato alla neuroscienza al King's College, che è dedicato alla neuroscienza e che ha appena avuto un finanziamento molto grosso dal governo inglese per lo studio delle malattie neurodegenerative e in particolare per la demenza. E quindi stiamo cercando di capire veramente quali sono le regole che portano dalla struttura nativa alla struttura diversa, aberrante, diciamo. Però adesso ovviamente vorrei anche spiegare un pochino meglio questo concetto di aggregazione di proteine a quelli che non sono necessariamente chimici o biologi o medici. Allora possiamo pensare, oddio, ma abbiamo mai visto una proteina non adottare lo stato nativo? Perché c'è qualcosa di strano, è una cosa veramente completamente strana? E invece in realtà è un fenomeno che tutti quanti conosciamo, perché basta andare in cucina e aprire il frigorifero, prendere le uova e metterle sul fornello, e se facciamo una cosa del genere sappiamo tutti che le uova diventano fritte, sode o qualsiasi altra cosa in funzione di come le cuociamo. E naturalmente questo però è un processo che tutti quanti noi sappiamo essere irreversibile. Nel momento in cui cuociamo delle uova, poi non ritroveremo mai più le uova diciamo in forma sciolta, in forma nativa. Quindi il processo di perdere la forma nativa è un processo che conosciamo tutti, non è una cosa strana. Naturalmente vorremmo sapere di più di questo processo, vorremmo sapere perché, vorremmo sapere come fare a evitarlo. E però per fare questo, giustamente, se io vi ho appena finito di dire che la struttura significa funzione, allora però chiaramente voi mi potete giustamente chiedere: ma qual è la struttura di questi aggregati? E allora dobbiamo andare a guardare qual è la struttura di questi aggregati. E quello che si è visto è che se utilizziamo un apparecchio che sostanzialmente è un microscopio ad altissima risoluzione, ma è un microscopio, se guardiamo questi aggregati vediamo che alcuni sono amorfi, non hanno nessuna struttura particolare, non hanno nessuna caratteristica, ma molti, moltissimi, sono invece fibrillari e sono una cosa di questo tipo, che in alcuni casi possiamo chiamare spaghetti crudi e in altri casi spaghetti cotti, nel senso che in alcuni casi sono veramente delle fibrille rigide e estremamente diciamo fibrillari, in altri casi invece sono collassate, sono più a nastro, però in ogni caso hanno una struttura sostanzialmente fibrillare. Inoltre si è anche visto che se guardiamo la stessa figura, questa qui,
ad altissima risoluzione, veramente ad altissima risoluzione, spesso riusciamo, molte volte riusciamo a vedere una superstruttura, un super arrangiamento. Cioè è come se noi avessimo delle fibre, ma queste fibre a loro volta formano una specie di nastro, come un gomitolo, sapete, quelli della lana, di cotone, in cui il gomitolo è fatto da tante fibre che a loro volta si mettono, si attorcigliano assieme. E queste fibre da alcuni anni sono state chiamate fibre amiloidi. Fibre amiloidi originariamente era tutto quello che finisce per oide, in realtà significa che non abbiamo la più pallida idea di che cosa stiamo, di che cosa stiamo parlando, e semplicemente oide significa una cosa come, e amiloide era originariamente una sostanza simile all'amido. Ormai abbiamo perso completamente questo concetto, perché fibre amiloidi ormai significa qualcosa che è correlato a Alzheimer, all'aggregazione delle proteine e così via. Quindi ormai è un termine utilizzato nella maggior parte dei casi per indicare aggregati proteici. La cosa interessante delle fibre amiloidi è che sono resistentissime, sono praticamente indistruttibili quasi, e hanno delle proprietà meccaniche incredibili, perché sapete che qualsiasi materia ha delle proprietà meccaniche, possono essere facilmente rompibili, possono essere molto difficili da estendere e così via. Quindi le fibre amiloidi hanno delle proprietà meccaniche incredibili, sono praticamente indistruttibili. E per molti anni si è cercato di capire quale fosse la struttura delle fibre amiloidi. E in realtà quello che si è visto è che tutto quello che abbiamo, tutte le informazioni che abbiamo, sembrano puntare all'idea che queste fibre sono fatte da tanti pezzettini di proteina, e questi pezzettini di proteina però sono perpendicolari all'asse della fibra, e questa struttura viene chiamata cross beta o beta incrociata, qualcosa del genere. E questa è una cosa, ok, molto interessante, ma e allora? E invece la cosa interessante è che la struttura cross beta è una struttura che già conoscevamo, ma che quando sono cominciati gli studi sugli amiloidi, che sono cominciati tipo 25-30 anni fa, nessuno metteva assieme la struttura con gli amiloidi con strutture che conoscevamo già. E in realtà quello che si è visto è che la struttura degli amiloidi è la stessa struttura della seta. Allora, la cosa interessante è che c'era questo meraviglioso cristallografo William Asbury, il quale aveva studiato a Cambridge. E a un certo punto però non era tanto ben visto, ed era stato mandato nelle remote contrade. Nelle remote contrade che all'epoca per l'Inghilterra, e ancora adesso fino a un certo punto, erano il nord dell'Inghilterra, in una città industriale chiamata Leeds, ed era andato lì a diventare professore. Siccome Leeds era una città industriale, adesso come tutte le città inglesi non lo è più, perché non ci sono più industrie, Leeds
faceva soprattutto ricerca nel campo dei tessili. E quindi i temi, le tematiche su cui ragionevolmente un giovane professore doveva lavorare erano tematiche legate ai tessili. E infatti Asbury cominciò a lavorare sulla lana e in generale sulle fibre. E a un certo punto, nel 1939, c'è una lettera di Asbury a una futura premio Nobel, Dorothy Hodgkins, in cui Asbury dice che era ossessionato giustamente dalle ricerche che stava facendo, in cui Asbury diceva: ma io penserei quasi che la struttura della seta, sapete, la seta meravigliosa, è la struttura a cui tutte le proteine tendono. È una struttura importantissima perché può essere adottata da tutte le proteine. Immaginatevi che questo era ben prima della prima struttura, prima che la prima struttura di una proteina fosse risolta da qualcuno, quindi non c'era nessuna conoscenza reale di come fossero fatte le proteine. Adesso abbiamo chiaro che le proteine hanno tante strutture diverse. Asbury non lo sapeva e quindi giustamente diceva: ma forse questa struttura della seta, che è bellissima e elegantissima, forse questa è la struttura di tutte le proteine. E naturalmente noi sappiamo l'importanza della seta e la seta praticamente la lavorazione della seta risale al Neolitico e poi fu presa dai cinesi e voi sapete della via della seta che congiungeva l'Europa con l'Asia, e la seta era ovviamente un tessuto principe sia per la sua meravigliosa consistenza ma anche per le proprietà meccaniche, che sono di una estrema tenacia, per cui non si rompe facilmente, non si veramente meravigliosa. E quindi l'idea che la struttura delle proteine potesse essere la struttura della seta, o che la struttura della seta fosse la struttura di tutte le proteine, ovviamente era estremamente entusiasmante, estremamente affascinante. Questa era la visione di Asbury. Circa 25 anni fa, molti ricercatori cominciarono a studiare la struttura invece degli amiloidi, e partendo ovviamente da ragioni cliniche. Quindi non avevano nessuna idea della struttura delle proteine, non avevano nessuna idea delle proprietà meccaniche di quello che avrebbero poi trovato. Però invece trovarono appunto fibre amiloidi. E dopo averle studiate abbastanza, è stato suggerito che in realtà Asbury aveva perfettamente ragione. Cioè è stato suggerito che che tutte le proteine, e questo sembra comunque comprovato anche se entro certi limiti, però che tutte le proteine sotto alcune condizioni particolari, in alcuni casi, in altri casi condizioni di poco stress, tutte le proteine possono adottare la struttura della seta, cioè una struttura fibrillare. E questo però quindi significa che la struttura della seta potrebbe essere una risposta universale al problema di qual è la struttura che le proteine adottano. Questo è una cosa estremamente interessante. Ma allo stesso tempo è stata suggerita da Chris Dobson, che è stato professore a Oxford
e adesso invece è professore a Cambridge da molti anni. E questa idea è un'idea comunque affascinante, ma naturalmente però è un problema, perché questa idea ci inquieta, perché se tutte le proteine in certe condizioni possono adottare la struttura amiloide, e noi abbiamo tante proteine, il 19% nel nostro corpo, e questo però inquieta assai, perché ci fa pensare che forse abbiamo un nemico dentro che si può svegliare in qualsiasi momento e che in qualsiasi momento ci può dare l'Alzheimer o ci può dare una risposta negativa. E questo, sì, certo, da un certo punto di vista è vero. Ma invece le buone notizie sono che, sì, è vero, noi siamo partiti da Alzheimer, perché abbiamo cominciato le nostre ricerche da Alzheimer. Poi abbiamo visitato la seta, abbiamo visitato Asbury, ma in realtà quello che sappiamo adesso è molto diverso, e quello che sappiamo adesso veramente dipende da tutto il percorso che abbiamo fatto per arrivare dalla ricerca sull'Alzheimer a quello che conosciamo adesso. E quello che conosciamo adesso è che l'aggregazione proteica, come molte altre cose, ha un lato di Mr. Jekyll e di Dr. Jekyll e un lato di Mr. Hyde. Ha un lato buono e ha un lato cattivo. Vediamo un attimo cosa c'è in questi due lati. Allora, prima di tutto è stato trovato che molti dei nostri ormoni, fra cui anche ormoni che conosciamo tutti, perché sono gli ormoni, la CTH, che sono ormoni che chiunque faccia delle analisi endocrinologiche testa, quindi sono ormoni che conosciamo tutti, sono conservati nei granuli secretori come amiloidi, come aggregati fibrillari. E allora però uno si potrebbe chiedere, ma perché? Perché abbiamo bisogno di questi aggregati e perché abbiamo bisogno di questo modo di conservare questi ormoni? Beh, gli ormoni ci servono, però le concentrazioni di ormoni, diciamo, possiamo considerare che questo meccanismo sia un meccanismo assolutamente normale per impaccare in maniera molto efficace e efficiente peptidi, gli ormoni, in questo caso, e conservarli in modo che siano potenzialmente attivi quando ci servono. È un modo assolutamente naturale e ragionevole per conservare gli ormoni. Ma questo non è l'unico caso, nel senso che già conosciamo quindi gli ormoni nell'uomo, la seta nei bacchi da seta, ma anche nei ragni, in tutti gli aracnidi, è una struttura che è presente in molte proteine. E poi adesso di recente è stato trovato che anche i batteri hanno spesso delle strutture che hanno la struttura della seta, la struttura dell'amiloide. Per esempio anche dei batteri che sono normalmente dentro il nostro corpo. Voi sapete che negli ultimi 10-15 anni l'idea è che, questo è vero sempre, ma insomma negli ultimi 10-15 anni è stato riconosciuto che una cellula su 10 del nostro corpo, no, che 9 cellule su 10 del nostro corpo sono batteri. Quindi i batteri sono la maggior parte di noi.
Ma i batteri non sono una cosa necessariamente negativa, perché molto spesso i batteri sono sono i nostri compagni di vita e noi abbiamo bisogno dei batteri perché la loro presenza ci rilascia delle sostanze che per noi sono assolutamente necessarie, tant'è che è stato visto in ricerche recenti che laddove in topi di laboratorio vengono completamente eliminati i batteri nel colon, nelle vie nel colon, i topini possono sviluppare varie malattie. Quindi c'è un rapporto fra i batteri e noi molto stretto. E detto questo, in realtà nei batteri, vedete che i batteri molto spesso hanno alcune volte hanno dei pili, hanno dei filamenti, e questi filamenti sono importantissimi perché servono al batterio per ancorarsi e a muoversi anche. E questi pili, che in inglese si chiamano curly, sono da curl, da come si dice, insomma, boccolo, sì, sono veramente molto importanti per la vita dei batteri. Questi pili hanno la struttura degli amiloidi. Quindi questo ci fa pensare che gli amiloidi non sono un oggetto strano, una cosa estranea a noi, sono parte della nostra vita. E la ragione per la quale la struttura degli amiloidi è una struttura estremamente importante è esattamente quella che dicevo per la seta, perché ogni materia, ogni materiale ha una risposta allo sforzo e alla deformazione meccanica. Ho trovato una pagina di una scuola superiore che ha dedicato una ricerca direttamente al problema delle proprietà dei materiali, e le fibre amiloidi sembrano avere una meravigliosa quantità di proprietà meccaniche che sono tali da richiedere che molte delle strutture di proteine utilizzino questa soluzione strutturale. Questo però ci porta subito a domandarci, in un'ottica magari non necessariamente utilitaristica, ma sicuramente diciamo che un minimo di tentativo di applicazione è sempre molto importante, se non possiamo utilizzare quello che abbiamo imparato dalla ricerca sugli amiloidi, che è ancora in corso e che è ancora estremamente viva, per esempio disegnare, ingegnerizzare delle strutture, delle cose, delle molecole che abbiano la struttura degli amiloidi, tutte le caratteristiche degli amiloidi, però che facciano quello che vogliamo noi. E in realtà c'è stato recentemente un articolo di Thomas Knowles di Cambridge, in cui suggeriva una serie di applicazioni estremamente interessanti che adesso stiamo cercando di implementare, e che spaziano veramente in maniera incredibile, perché l'idea è che si può utilizzare quello che abbiamo imparato per gli amiloidi per disegnare degli adesivi che siano particolarmente resistenti, perché, come vi avevo detto prima, gli amiloidi sono resistentissimi a qualsiasi solvente, a qualsiasi attacco esterno.
Anche la struttura degli amiloidi, che è fibrillare, quindi direzionale, può essere pensata come utilizzabile per il controllo dell'orientamento dei polimeri nelle celle solari, perché questo aumenta incredibilmente l'efficienza delle celle solari. E qualsiasi altra cosa che sia direzionale e fibrillare, possiamo pensare che possa utilizzare la struttura degli amiloidi. E soprattutto, quindi, questo suggerisce che tutto quello che abbiamo imparato sugli amiloidi, e noi ci lavoriamo veramente da tantissimi anni, possa essere utilizzato nel campo dei biomateriali. Infine, vi riassumo il percorso che ho utilizzato, che mi rendo conto che è un percorso, diciamo, dove sono partita da una malattia per poi introdurre il concetto di struttura proteica, e poi però subito dopo vi ho raccontato che le proteine però hanno una struttura ma possono anche perderla, e però quando la perdono non la perdono completamente a caso, ma la perdono andando verso una struttura particolare che sembra essere comunque particolarmente avere delle proprietà particolari e interessanti. E questo però ci ha portato a riconoscere che tutto quello che abbiamo imparato partendo da Alzheimer ci porta a capire meglio una struttura diffusa in tutti gli esseri viventi. Vorrei quindi concludere dicendovi che cosa penso che sia, quale penso che sia il messaggio di questo discorso. E il messaggio principale è che, come vedete, la stessa struttura, la stessa soluzione strutturale può essere collegata a una malattia, ma anche a delle proprietà che vogliamo sfruttare per trovare nuove risorse, nuove cose, ma anche io spero di avervi dato spiegato, perché io penso che la struttura delle proteine sia una cosa assolutamente meravigliosa, senza togliere niente a qualsiasi altro campo. E finisco ringraziandovi per la vostra attenzione e spero che voi abbiate domande a cui io rispondo. Ti ringrazio, diciamo, per questo viaggio nella struttura delle proteine. Ci sono domande? C'è lo stand di Veostas? Lo porto io? Però stanno arrivando. Dopo ti chiedo una cosa. Con il microfono, sempre. Okay. Mi è capitato di studiare strutture derivanti da colloidi, e i colloidi, che sono essenzialmente delle sfere dure, se interagiscono con una forza di attrazione e basta, danno luogo a le gelatine, l'uovo sodo, l'uovo che faceva vedere lei prima. Abbiamo poi visto che se oltre un'interazione attrattiva segue un'interazione repulsiva, quindi l'interazione è fatta da una parte attrattiva e poi da una parte repulsiva, questa interazione, partendo da questi semplici colloidi che sono sfere dure con questo tipo di interazione, danno luogo a strutture che sono molto simili a quello che faceva vedere lei. Cioè si formano fibrille, si formano placche,
Quindi mi chiedo se si possono schematizzare le interazioni fra queste proteine mediante interazioni, diciamo, semplici, fatte appunto da una parte attrattiva e da una parte repulsiva. Allora, questa domanda è molto interessante, anche perché mi dà lo spunto per raccontarvi una cosa che non ho detto, che i primi studi in laboratorio in vitro che sono stati fatti sugli amiloidi sono partiti esattamente da quello che lei dice, perché un professore, Dobson, stava studiando credo l'isozima, lo aveva scaldato ad alta temperatura e poi aveva lasciato il campione in frigorifero. Dopo 3 mesi ha ripreso questo campione e ha trovato che era gellificato, che è proprio esattamente quello che dice lei. Allora, io l'avrei buttato. Invece, Chris Dobson non solo lo ha conservato, ma lo ha anche studiato. Quindi chiaramente stiamo parlando di fenomeni simili. Allora, io penso che sì, nella maggior parte dei casi quello che lei descrive è esattamente quello che si trova. Non direi necessariamente che la risposta assoluta generale completa, perché posso immaginare anche delle strutture fibrillari tenute assieme da altre forze, però sostanzialmente sì, sono d'accordo. Altre domande? Altre domande? Eccola là. Una domanda da una non esperta di proteine. Qual è lo stato dell'arte e le conoscenze relativamente al momento in cui il processo fisiologico di impacchettamento e organizzazione delle proteine diventa poi processo patologico e genera malattie così drammatiche come l'Alzheimer? Allora, sicuramente adesso abbiamo un'idea molto più chiara di tutte le cause che portano all'Alzheimer o altre malattie. Rimane però, nel senso che in generale e qualsiasi processo in cui appunto c'è un sovraccumulo rispetto alla normalità di quella proteina. Però ciò detto rimane completamente non chiaro perché, per esempio, l'Alzheimer venga in generale, a parte pochi casi di Alzheimer giovanile, venga a una certa età, e ci sono una serie di ipotesi che potrebbero spiegare il processo, cioè l'accumulo di processi fino ad arrivare alla causa catastrofica, alla situazione catastrofica proprio dell'aggregazione. Alcune di queste ipotesi prevedono, per esempio, delle interazioni continuate con i lipidi, e quindi spiegherebbero che occorre un certo accumulo, però rimaniamo ancora nella situazione in cui non c'è veramente chiaro qual è la causa prima. Inoltre, purtroppo, ed è per questo che ho parlato dell'Alzheimer, però volevo parlarne più come amiloidi piuttosto che proprio come l'aspetto clinico dell'Alzheimer, c'è anche un forte dibattito se le fibre sono veramente la causa ultima, cioè se avere le fibre è quello che causa l'Alzheimer, oppure un'altra scuola di pensiero e invece dice che le fibre sono la risposta ultima per salvare la cellula, per eliminare questi aggregati. E l'idea generale è quella che quello che effettivamente è tossico per la cellula non è la fibra finale, ma quanto il processo di arrivare alla fibra finale, cioè il processo di aggregazione. In altre parole, tutte le forme di aggregati ancora solubili che non sono
il precipitato, quelli sarebbero molto più tossici della fibra ultima. Ci sono domande? Annalisa, tu hai fatto un accenno sempre per quello che riguarda le patologie amiloidogeniche all'aumento dell'incidenza di queste malattie che è atteso nei prossimi decenni. Questo è legato sicuramente a un aumento dell'aspettativa di vita proprio delle persone, perché queste sono le tipiche patologie dell'età adulta e anziana. Però diciamo, c'è anche un dibattito sulla possibile incidenza che fattori ambientali possano avere proprio sullo sviluppo di queste malattie, che sono anche le malattie delle società più ricche e più evolute. Volevo sapere un commento su questa cosa, cioè sulla possibile influenza dei fattori ambientali e in particolare anche della dieta e dell'inquinamento sull'insorgenza di queste malattie. Sono assolutamente d'accordo con te, Delia. Il problema è che è difficile dirimere la questione, perché se apriamo un qualsiasi giornale troviamo che ogni giorno ci viene detto che possiamo, che dobbiamo assolutamente mangiare curcuma, poi che dobbiamo assolutamente bere vino rosso, sono assolutamente d'accordo, che dobbiamo assolutamente mangiare, bere il tè verde. Di fatto è vero, noi abbiamo studiato diversi di queste piccole molecole che permetterebbero di diminuire la probabilità di aggregazione, tra cui appunto la componente principale del tè verde. E, ovviamente mi sono molto appassionata al tè verde, però rimane il fatto che oggettivamente tutte queste questi composti funzionano molto bene in laboratorio, ma poi nella vita normale è difficile dirlo, perché siccome siamo comunque bombardati da talmente tante tossine e agenti tossici, che è difficile dire, cioè dovremmo essere in un'isola deserta dove non ci sono, non c'è nient'altro, e allora uno dice sì. Per esempio, per il tè verde, che effettivamente è andato molto in auge, il mio lavoro più citato è sul tè verde, un articolo che onestamente non considero il più bello di quelli che ho scritto. Questo però è l'articolo più citato perché è andato nell'immaginario di tutti. Però di fatto questa componente del tè verde funziona benissimo in laboratorio, ma probabilmente funziona molto meno nelle persone. Infatti una volta in un colloquio per avere un finanziamento da una fondazione sull'Alzheimer, giustamente mi hanno chiesto: ma in Cina qual è l'incidenza dell'Alzheimer? E io non lo so, perché è molto difficile avere le statistiche cinesi, non ci sono, non sono disponibili, quindi è veramente difficile, però la domanda era assolutamente pertinente. Altre domande? Poi dopo ti voglio fare una domanda a scherzo. Volevo chiedere, in quest'ottica, quanto è vero che le attività intellettuali, la lettura, il gioco del bridge, le parole crociate riescono realmente a inibire parzialmente o a rallentare questo processo? Se racconta, è un po' analogo anche per esempio lo stress, viene sempre citato come stimolo e produttore di vari malanni. Allora volevo sapere se uno si impegna realmente in questa attività, se riesce a poter in futuro vivere per bene gli ultimi anni.
Allora, se volete la mia risposta come chimico, non ne ho la più pallida idea perché come chimico non lo so. Se volete la mia risposta come clinico, non lo so assolutamente perché non sono un clinico. Se volete la mia risposta come credente e persona, penso veramente che fare attività mentale, mio padre è arrivato fino a 99 anni, benissimo, ed è morto solo perché non riusciva più a leggere, non aveva la vista e quindi non poteva più leggere, e a quel punto se n'è andato perché la depressione l'ha preso. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, e per l'attività motoria non lo so, io leggo le statistiche, vedo che tutte puntano verso il fatto di camminare ogni giorno in modo tale, o comunque avere delle attività fisiche. Scusa, l'anno scorso si è tenuto in occasione, hanno fatto un congresso negli Stati Uniti proprio sull'Alzheimer e in particolare sul beta-amiloide, sì. Perché dopo 25 anni non c'è stato nessuno in centro. Esatto. E in particolare è stato detto che esistono persone che hanno le placche e nelle quali stanno, esatto, benissimo. Infatti si dice che il nostro ex presidente Napolitano abbia le placche, però nessuno può dire che c'ha l'Alzheimer. In più ci stanno i ragazzini down, lo sai, il 40% hanno, sì, le placche però non hanno l'Alzheimer. Certo. Quindi il problema delle placche è un problema, diciamo, punto interrogativo però. Assolutamente. Cioè, da questo punto di vista. E invece, quello che sembrerebbe che sta avanzando adesso è il problema dello stress ossidativo. Sì. Lo stress ossidativo è quello che può, tra parentesi, da questo punto di vista, come dice giustamente Paolo Brescia, l'Alzheimer non è una patologia, ma è una sindrome. Cioè, hai la sindrome Alzheimer, la sindrome Parkinson, la sindrome SLA, la sindrome della sclerosi multipla, addirittura anche la schizofrenia, aggiungerei. A secondo dello stress ossidativo, dei radicali liberi, in quale zona del cervello vanno a colpire. Perché se colpiscono, quindi l'effetto principale è lo stress ossidativo, che purtroppo è la causa, sembrerebbe, di tutte le patologie. Allora, per esempio, il fatto di andare a cercare di bloccare, come hanno tentato la Lilly o la Merck, di andare a bloccare il beta-amiloide, e sono falliti tutti i tentativi perché praticamente non è arrivato in fase 2, come sai, in fase 3, perché praticamente non ha senso, perché lo stress ossidativo è un fenomeno che continua sempre se tu non lo blocchi. Quindi il problema per bloccare le malattie neurodegenerative è basato sul fatto che tu devi bloccare lo stress ossidativo. Pauling suggeriva di prendere la vitamina C, oppure di portare... 10 adesso, grammi al giorno. Però adesso, esatto, 16 grammi, all'oliva si dice, però ne prendeva un grammo, insomma, lui personalmente ne prendeva un grammo. Comunque il problema è vedere di trovare adesso con i moderni sistemi, diciamo, è possibile portare, diciamo, il fatto di prendere il vino rosso, quando ne dovresti prendere, Paolo? Dammi una damigia. Una botte al giorno per avere lo stesso effetto di un pomodoro o roba del genere. È chiaro. E in particolare poi il fatto di evitare lo stress. Questo è importante perché lo stress crea, lo stress, diciamo, a cui siamo sottoposti tutti quanti, crea radicali liberi. E questi quindi... radicali liberi intervengono nel fenomeno di stress ossidativo. Sì. Questo è il concetto. No, sono assolutamente d'accordo. Lo stress ossidativo, per quelli che non sono scienziati, significa... i radicali liberi di cui sentiamo parlare in tutti i giornali, il fatto che ci sta l'ossigeno, i raggi ultravioletti che cambia la chimica del nostro corpo, e sicuramente lo stress ossidativo ha una grossissima influenza in moltissime malattie, sicuramente neurodegenerative, ma anche non. Noi adesso stiamo lavorando su una malattia che non è Alzheimer, che non è correlata a placche, ad aggregazione, ma che è sicuramente correlata con lo stress ossidativo. E quello che stiamo facendo è, questo nell'ottica di capire quanto è importante lo stress ossidativo in questa malattia, quello che stiamo facendo è, siccome questa malattia è una malattia genetica dovuta al parziale silenziamento di una proteina che
dobbiamo avere per forza, se no non siamo vivi, ma se ne abbiamo meno della media, siamo malati comunque. E quindi, per capire il ruolo dello stress ossidativo in questa malattia, abbiamo disegnato un modo per spegnere il gene, spegnere la produzione della proteina, e poi di spegnerlo in un momento, di averla all'inizio, perché sennò la cellula muore, di averla all'inizio e poi improvvisamente spegnerla. Questo significa che abbiamo un modo meraviglioso per contare il tempo zero, per contare l'inizio dopo il quale possiamo seguire la malattia, in modo tale da poter capire se lo stress ossidativo è la causa o l'effetto, e capire quanto gioca nella malattia. È una malattia neurodegenerativa rara che si chiama atassia di Friedreich. Ci sono altre domande? La seconda? No, volevo chiedere, in un tipo di studio, uno studio di questo genere, non dovrebbe prevedere uno studio statistico a priori, alla base, cioè certo, da vedere tra popolazioni, fra età, tra tenori di vita, eccetera. Perché se napolitano, come diceva il professore Pedona, oppure diciamo quelli con il morbo di Down hanno queste placche, allora diciamo, come mai, da che cosa è dovuto? Io penso che un tipo di malattia del genere dovrebbe prevedere come i centenari del Cilento. Perché i centenari del Cilento? Perché faceva la dieta mediterranea. Allora, quindi dovrebbe avere come base di studio uno studio statistico. No, sono assolutamente d'accordo, ed è quello, parzialmente quello che succede, cioè nel senso che l'epidemiologia è assolutamente necessaria in questo caso, e non penso che si possa prescindere da questa cosa. L'unico problema è che, come sempre, le statistiche dipende qual è la domanda, per cui dipende se uno può chiedere, ma quelli, gli abitanti di Lecce, perché sono più longevi? Ma magari non sono più longevi, magari no. Questa cosa però della correlazione fra la presenza delle fibre o no, questo è una cosa molto importante, perché è vero che nella maggior parte, che ci sono molti casi in cui ci sono le fibre ma non c'è la malattia, o viceversa, in cui c'è la malattia e non si vedono ancora le fibre. Però nel secondo caso, se c'è la malattia e non si vedono le fibre, io come chimico direi, ma forse non si vedono ancora, ma perché sono troppo piccole per poterle vedere. Oppure si può anche rispondere, no, perché non è la fibra che veramente causa la malattia, ma quella forma prefibrillare che io non riesco a vedere perché non lo vedo col microscopio. In più, il problema della sindrome Down è vero, però è vero anche che la sindrome Down, quelli con la sindrome Down sviluppano più facilmente l'Alzheimer. Quindi si tratta sempre di capire, quando si vede la fibra, questo ha un significato vero, oppure in realtà quello che è veramente tossico è il prefibra? Allora, stop alle domande, non ne vedo altro. Ringrazio ancora Annalisa. E ci vediamo fra una settimana con un altro alla corte, in cui si parlerà di università, semaforo, ascensore.